Buongiorno a tutti, dopo un po' di mesi, oggi finalmente abbiamo incontrato il dottor Vallario. Eccolo sempre. Buongiorno a voi ragazzi. Sempre sul pezzo, con il suo look antivirus. Il look antivirus, guarda. Cioè, biologico. Noi volevamo fare delle domande al dottor Vallario, se gentilmente... può rispondere a queste domande. La domanda è questa: durante la fase 1 della pandemia, lei cosa ha fatto? In che senso? Si è dilettato a cucinare, improvvisato. Abbiamo assaggiato i prodotti biologici in casa, fare pane, cavatelli, quelle che non si faceva prima, perché la gente ha mangiato tutti i ristoranti a Bergamo perché stava bene adesso. Abbiamo assaggiato i bei sapori della cucina sant'Andreana, la migliaccia e foglio, questa cosa particolare. Ma sì, ma prima non si mangiava, ma mo era bello un po' di neve che andava e veniva ogni tanto. Poi c'erano questi ragazzi che facevano il guardiano del paese, no? E la cacca ci aspettava. Volevo chiedere al dottor Vallari se la produzione della carruba è andata avanti in questo periodo. No, no, c'è stato anche lui ha avuto una crisi la carruba quest'anno, anche lui ha avuto una pandemia, però c'era un po' di scorta in giacenza, abbiamo assaggiato, però la terra è secca non produce tanto, però qualcosa l'abbiamo mangiato. Ma tu dopo la taci, dottor Vallario, il governo ha dato il via libera alla fase 2. Ma la fase 2 del dottor Vallario cosa prevede in realtà? E che prevede? È che se siamo un po' più liberi, in che senso? I carabinieri non ci fanno queste multe qua. O se siamo dei pregiudicati qua. La gente esce fuori dal carcere, quel 41 bis, e noi qua, dato poco, ci fanno ammonizioni. Però, dottor Vallario, però bisogna ammettere che il presidente De Luca ha gestito molto bene questa crisi. Sì, sì. Lei è d'accordo? Benissimo, è proprio lui e Zaia sono stati i leader dei Mandator. Quindi diciamo che lei immagina in futuro un governo con un presidente con De Luca presidente del Consiglio, Zaia e tutti i governatori che hanno gestito bene la pandemia. Per me va benissimo sto. Sì. Dottor Vallario, però ad essere sincero, io aspetta, dimmi. Dottor Vallari, però ad essere sincero io ho messo un po' di pace. Ero un po' ingrassato. Abbiamo bevuto, mangiato. La fase 3 del dottor Vallari. La gente è curiosa perché prende spunto dal dottor Vallari. Lei è un esempio da seguire. Dobbiamo essere liberi da questo virus che ci ha tamponato in tutti i sensi. Liberi, dobbiamo lavorare, creare qualcosa. Non affondiamo una volta, ha ragione di lui, non affondiamo. E poi un'ultima domanda, credo che bisogna riconoscere, no? Dare atto a questa amministrazione di aver gestito al meglio la situazione a Sant'Andrea, con la protezione civile, con la consegna delle mascherine, in questo caso grazie a Davide Maraffino e a Gerardo Frino. Però noi vogliamo il parere del dottor Vallari. Secondo lei l'amministrazione è stata all'altezza di questa sfida? Sì, ha tamponato il virus. E il sindaco come è stato? Il sindaco è stato bravo. Il sindaco è number one, il leader dell'Artirpinia, capito? Si è accomodato abbastanza bene, però. Gli mandi un bacio a tutti? A tutti gli altri nel mondo, ai Sant'Andreani anche fuori terra. Bravo un dottore. Un abbraccio e ci vediamo a Ust, ti voglio. Bravo dottore, grazie. Ci rivediamo presto con il dottore, la carruba e tante altre prelibatezze. Grazie Gerardo, un abbraccio dottore. Ok, ciao ragazzi, un abbraccio, via Sant'Andrea.